Sì, in un certo senso questa che è la quinta guerra combattuta dall'Italia in 20 anni contro un paese che non ci ha aggrediti, raggiunge il top quanto a propaganda e disinformazione appunto per giustificare, per spacciare come umanitario un intervento che invece ha ragioni geostrategiche e che peraltro quanto all'Italia è sicuramente un danno. Già nelle guerre precedenti contro l'Iraq, l'Afghanistan e il Kosovo, le bugie, le menzogne di guerra, la propaganda hanno fatto una parte da leone, però questa volta di più. Si è partiti, addirittura in realtà sono stati i media che hanno cominciato, anche media in precedenza più indipendenti come Al Jazeera, che però ha conosciuto un percorso diciamo a ritroso quanto a indipendenza dell'informazione, e quindi questi media internazionali hanno cominciato pochi giorni subito all'inizio degli eventi in Libia, quindi delle manifestazioni che sono subito diventate armate, hanno cominciato a disinformare, come poi è stato verificato, ma come si sa poi le smentite non hanno mai spazio. E tutto parte in realtà da un ballon d'essai, secondo me, la madre di tutte le bugie, come l'ho chiamata, un Twitter della TV saudita, quindi della monarchia saudita, la TV Al-Arabiya, che sparava questa cifra già il 23 febbraio, 10.000 morti sotto i colpi dei miliziani di Gheddafi. Tra parentesi c'è anche un fatto terminologico perché in questa guerra l'esercito libico, l'esercito dello Stato libico è sempre chiamato insomma, insieme di miliziani, miliziani di Gheddafi, mercenari, cecchini, eccetera, no? Mentre gli altri sono i combattenti per la libertà. Ma appunto questo Twitter lanciava 10.000 morti e 50.000 feriti. Qual era la fonte di questo Twitter? Era un tal Seynouk che parlava da Parigi e che diceva di essere rappresentante della Corte Penale Internazionale e quindi senza prove video, senza fotografie, stranamente non c'era nessuno a fotografare tutti questi cadaveri, guarda caso, appunto il rappresentante sedicente della Corte Penale Internazionale lancia questa cifra, il Twitter di Al-Arabiya fa il giro del mondo e da lì parte un po' tutto, tant'è che si arriva fino al Consiglio di sicurezza dell'ONU senza aver mandato nel paese nessuna missione ONU di verifica come chiedeva lo stesso governo libico. Il giorno dopo la Corte Penale Internazionale dice che questo tal, anzi Sayed al-Shanouka, ora mi ricordo il nome esatto, che questo Sayed al-Shanouka non è affatto un rappresentante della Corte Penale Internazionale. Allora uno dovrebbe dire se la fonte è sbagliata, forse andiamo a verificare la cifra. Però no, tutto va avanti, si comincia a parlare di fosse comuni, salvo poi anche lì verificare che il famoso cimitero in riva al mare non era una fossa comune, ma era un normale cimitero e il video si riferiva a mesi prima, era un rimaneggiamento del cimitero. Si parla di bombardamenti sui quartieri di Tripoli, io sono stata a Tripoli e anche i migranti che sono rimasti lì, che non hanno quindi nessuna particolare ruolo né governativo né altro, mi hanno detto che non c'è stato nessun bombardamento da parte dell'esercito libico su Tripoli, i bombardamenti sono quelli della NATO e stanno facendo danni a non finire. E quindi ecco appunto, tutto è iniziato in questo modo e poi è andato avanti così. Dopodiché, dopo qualche mese, la stessa Corte Penale Internazionale, pur avendo incriminato Gheddafi, parla di 200 morti negli scontri iniziali, compresi i pro governativi, quindi non 10.000 morti, 50.000 feriti, una cosa nazista praticamente, ma 200 da entrambe le parti. Ecco.
Sì, infatti è questo. La NATO sta inanellando una serie di crimini di guerra, come abbiamo già visto nelle guerre precedenti, per cui stragi di civili. Pochi giorni fa a Zlitin, anzi nel villaggio Major, sono stati mostrati i cadaveri di persone che non erano certo morte di polmonite e non erano soldati perché erano bambini e donne anche anziani, 85 morti. La NATO ha detto che queste case di campagna che erano state colpite nascondevano l'esercito libico, anzi, come dice la NATO, i miliziani di Gheddafi, però queste persone non erano militari, e le case distrutte erano piene di oggetti della vita quotidiana. E comunque, come dice un avvocato italiano, anche colpire l'esercito libico, se non sta aggredendo delle città, come spesso appunto, e quindi, come in questo caso, sarebbe illegale. Ma la NATO, soffermiamoci sulla questione dei civili, i famosi civili che la NATO dovrebbe proteggere, sono surreali le conferenze stampa della NATO, vi suggerisco di guardarne qualcuna. Questi famosi civili sono ammazzati. Ho incontrato anche mentre a Tripoli una nonna superstite di una famiglia nel quartiere Arrada, anche quello case normalissime, sono ammazzati, vengono feriti e poi non solo, ci sono tutti i danni collaterali, centinaia di migliaia di migranti che hanno dovuto tornare nel loro paese. Ho parlato con un ragazzo del Niger che è rimasto lì, ma dice che è devastante quello che sta succedendo in Niger, un paese poverissimo che adesso si deve far carico di decine di migliaia di famiglie tornate lì. Quindi questi danni collaterali, le famiglie spostate dalle zone di conflitto, ho parlato anche con degli sfollati libici, da Misurata, la famosa città sotto assedio, questi sfollati si sono rifugiati a Tripoli e hanno detto che i ribelli sono i ribelli ad andare in giro per le case, ad ammazzare le persone e tutto quanto. E poi appunto questo fatto che Tripoli è sotto assedio, quindi una città milioni di abitanti, adesso si trova ad aver tagliati gli approvvigionamenti di gas, di benzina, tra un po' anche di scorte alimentari, perché con il blocco navale, con le condutture che sono state tagliate dai ribelli, l'unica via di approvvigionamento per gli alimentari erano i camion dalla Tunisia, ma adesso anche lì ci sono scontri in quella zona. E per quanto riguarda tutta la parte dei carburanti, che comunque servono anche per far andare i frigoriferi e poi c'è tutto il gas di cucina e quant'altro, questo c'era un'unica raffineria ormai che non era tagliata fuori a Zawiya, ma anche lì i ribelli sono avanzati e quindi probabilmente anche questa via di approvvigionamento per Tripoli sarà interrotta. Con le navi non arriva quasi nulla perché anche se il materiale civile potrebbe arrivare, il Comitato per le sanzioni dell'ONU ritarda, come succedeva anche per l'Iraq, ritarda diciamo, i permessi e quindi di fatto Tripoli è una città che vogliono prendere per fame. Sì, è molto interessante perché tra l'altro tra no, le ragioni umanitarie di questa guerra si diceva appunto che in Libia i migranti sono trattati male. Ora è molto complicata la questione perché bisogna distinguere tra i migranti stanziali e quelli che invece erano di passaggio per poi prendere le barche per l'Europa. Anche lì sono state dette molte cose non giuste, ma per quanto riguarda i migranti che lavoravano in Libia, appunto molti sono andati via perché le aziende sono chiuse, i cinesi, questo ragazzo del Niger ad esempio lavorava per i cinesi e loro sono partiti tutti, adesso lui si arrangia un po' con dei lavoretti, ma è molto interessante quello che dicono perché oltre appunto al fatto di confermare che non ci sono stati i famosi attacchi indiscriminati ai civili che sarebbero stata la causa dell'intervento della NATO per proteggere i civili, ma a parte quello, appunto, dipingono il quadro di una Libia sotto assedio in cui si attenta diciamo
ai beni necessari alla vita quotidiana. Parlavo con due donne, anzi loro parlavano tra di loro davanti alla chiesa, che è il punto dove si ritrovano i migranti, perché non ci sono libici cattolici, no? Non ci sono quasi, ma ci sono molti migranti dalle Filippine, dall'Africa, e due donne del Ghana e del Togo, parlando tra di loro, poi io ho sentito quello che dicevano. Dicevano: ecco, adesso la Libia è diventata come l'Africa, anche qua non c'è nemmeno l'elettricità, dove andiamo? E poi ho parlato con un pakistano che vendeva delle croci davanti alla chiesa, lui è lì da 21 anni, e mi ha detto: ma io, se arrivano i ribelli, che tra l'altro si sono dimostrati parecchio razzisti, dove vado? Se torno in Pakistan, la nostra vita è in pericolo. In effetti i cristiani in Pakistan sono messi molto male. Quindi ecco, questo va detto, che il governo libico ha sempre protetto le altre religioni, e i migranti africani comunque avevano lì una situazione di lavoro e anche così abitativa e di permessi, diciamo buona, buona, perché chi è in Libia non in transito ma per lavoro non si deve nascondere come in Italia, come i clandestini in Italia, nel senso che può rimanere, non viene espulso. E quindi ecco, questo danno collaterale di aver costretto i bengalesi, le persone del Bangladesh sono stati rimpatriati a decine di migliaia, il Bangladesh è un paese poverissimo, è davvero un danno collaterale enorme. Poi ho incontrato anche le famiglie degli sfollati da Misurata, da Brega, da Tobruk, quindi dall'est, da Bengasi. Persone che avevano una casa, una vita normale, adesso vivono in container, i container lasciati liberi dai cinesi alle porte di Tripoli, e quindi vivono accampati lì, non sanno quando torneranno, perché appunto nell'est la situazione non è affatto tranquilla per chi non è dalla parte dei ribelli. Quindi ecco, una situazione umana devastante. Così come per le altre guerre è sempre angosciante chiedersi che fare, chi è contro la guerra e ne conosce gli effetti si chiede come può impegnarsi. Come Rete No War, un piccolo gruppo pacifista italiano, abbiamo iniziato una campagna alla quale tutti possono aderire, mandando una email, guarda caso non al nostro governo, alla Francia, agli Stati Uniti, ma ai membri non belligeranti del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza 15 membri, tra permanenti e non permanenti, 12 non partecipano a questa guerra, ci sono Russia, Cina che hanno il diritto di veto, India, Brasile, Sudafrica, dei paesi molto importanti. Possiamo noi fare appello a loro affinché isolino i paesi belligeranti, nel caso del Consiglio di Sicurezza sono Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, perché Cina e Russia pongano il veto a settembre, insomma perché decada il mandato della NATO, braccio armato dell'ONU, come non dovrebbe essere la NATO. Se volete sapere di più per questo appello, basta che andiate su questo sito www.interculture.it, poi slash, cioè la barretta obliqua, Libia, e lì trovate l'appello e anche le email a cui mandarlo.